Approfitto dell'occasione per una comunicazione di servizio, perché così si dice. Voi sapete che ci sono state delle condizioni particolari per la partita di domani e che sono andate oltre le più rosee aspettative. Siamo contenti che vengano i tifosi del Perugia, però se quei 170 fossero rimasti a casa probabilmente avremmo riempito anche tutta la curva nord. Pertanto la società ha deciso di prolungare anche nella giornata di domani le condizioni di favore che sono già appetibili e sul mercato e per le quali era stato comunicato la vendita sino a stasera. Scusatemi un secondo. Quindi anche domani quelli che vorranno venire allo stadio usufruiranno di queste condizioni. L'abbiamo deciso proprio per dare l'opportunità a tutti. Sarà una festa particolare per quel traguardo che abbiamo raggiunto con ben una giornata di anticipo. Il mister vi ha sempre detto che avrebbe fermato per salvarsi l'ultima giornata ai play-out, però voglio dire, ci siamo arrivati, ben per tutti, sarà una bella giornata. Vi pregherei anche di invitare attraverso i vostri organi di restare fino alla fine nell'ambito dei posti. Quest'anno, come sapete, abbiamo fatto delle importanti modifiche strutturali allo stadio, le barriere non ci sono più, conseguentemente l'invasione dovrà attendere, di solito purtroppo è così, anzi ben venga, voglio dire, nel finale di partita, però sapete anche che si rischia di perdere a tavolino la partita se anticipata o se la partita non dovesse essere completata. E quindi con una sconfitta a tavolino 0-3 è vero che non, potrebbe anche esserci una penalizzazione, quindi se fate questa cortesia sarebbe anche cosa opportuna. Prima della consueta conferenza del mister che anticipa la gara di domani, oggi Vicenza Calcio, Lanerossi, ha piacere di presentare a voi un vostro collega. Un vostro collega che ha trascorsi sicuramente importantissimi, voi che siete degli addetti allo sport lo conoscete, sapete quanto è stato vicino anche al Vicenza Calcio perché è stato uno dei cantori, se ben ricordo, dell'era Guidolin. Sì, Ed è non un stato. cantore, ma un giornalista. Sì, nel senso Sì. che. No, Sì, cantore è troppo. però voglio dire. Visse quelle annate particolarmente restando vicino al Vicenza Calcio e devo dire che ha sempre poi nel tempo ricordato il Lanerossi per quei momenti, perché li ha vissuti anche lui piuttosto che altri. Da giugno sarà vicino al Lanerossi e sarà responsabile del nostro ufficio stampa. Da parte della società, intanto orgogliosi di averlo al nostro fianco, proprio per le credenziali e il suo passato. E sicuramente credo che sia, fra virgolette, un primo colpo di mercato anche importante. Questo non vuol dire che il dottor Rossi sparirà. Anzi, lo affiancherà ovviamente nel passaggio di consegne perché è un'attività che va e che può essere implementata, ma comunque completata attraverso l'aiuto di Nicola. Nicola troverà, voglio dire, la sua collocazione, forse anche in quello per il quale a suo tempo ha studiato, si è laureato e può dare anche lui il meglio per il Lanerossi. Ecco, se prima del mister vorrete fare qualche domanda anche a Giancarlo Padovani, è qua per voi. Grazie.
tanto le presentazioni, nel senso che magari io devo conoscere Francesco Guiotto, giornale di Vicenza, è un incarico che, come dire, da un po' di tempo, no, magari per perfezionarsi, ci abbiamo visto più volte di quest'anno allo stadio, insomma, per cui hai seguito. Beh, c'era stato un avvicinamento, il mio riavvicinamento a Vicenza dovuto al fatto che ero rientrato, io sono stato negli ultimi 2 anni in Albania a lavorare in Albania, in una televisione italiana ma che aveva sede in Albania, che era Ago, e quindi sono rientrato e mi sono riavvicinato a Vicenza perché per questioni logistiche era più facile, l'ho sempre seguito, ma venire a vedere la partita era naturalmente più coinvolgente, e ho conosciuto il dottor Pastorelli e ho accettato spesso il suo invito a venire alla partita. Poi a un certo punto ho cominciato a pensare di essere involontariamente un oiettatore, perché vincevamo poco, e da quando la gestione è affidata a Franco Lerda, io ho visto solo le partite alla televisione, non l'ho mai perso di vista, però sa com'è, no? Nel calcio ci sono tante scaramanzie, e una di queste era quella, insomma, che se le cose stavano andando bene era meglio non toccare niente, neanche lo spettatore allo stadio. Io ritrovo Franco Lerda da tanto tempo, perché quando ero direttore di Tutto Sport ebbi modo di conoscerlo quando era allenatore del Casale, tra l'altro ve l'avrà detto, ma è stato lui a inventare Ebagua, cioè centravanti, perché prima faceva l'esterno basso, e sono felicissimo di essere qua, di essere con voi, di lavorare con voi, di lavorare per Vicenza, ma la cosa principale naturalmente è che tutto questo si rende è possibile perché la squadra si è salvata, perché tutti hanno fatto un grande lavoro, ed è stata una vera impresa, perché a un certo punto, se posso proprio dire la verità, ero tra i disperati che non ci credevo più. Scusi, età e luogo di provenienza? Età 57, sì. Anni. Dalla Abruzzo di Vicenza. Sì, sì, ed è il luogo di provenienza Milano, però io sono nato a Cittadella, in provincia di Padova, e ho mia madre a Carmignano di Brenta, che è qui vicino. Quindi, Padova non si sì, ma più vicentino, sì, sì. Posso chiederti una curiosità personale, Giovanni Barcardi, che forse appunto lettera di Vicenza. Sì. Come si... lei nasce giornalista, che adesso parla della stampa, non sono due luoghi diversi. E come pensa di fare lo stesso l'addetto stampa dopo il trascorso? Come intende farlo? Beh, favorendo i giornalisti naturalmente, perché avendo lavorato come giornalista fino a qualche giorno fa, penso che finire sui giornali e lavorare in accordo con le testate e chi vi lavora sia la cosa migliore. Quindi come intendo farlo? Favorendo il vostro lavoro e avendo molto rispetto di questo lavoro, soprattutto dei tempi di produzione, dei tempi di lavoro, delle disponibilità che devono avere l'allenatore e i giocatori, ma credo che questo sia già stato assicurato, perché mi sembra che le cose siano andate sempre molto bene, quindi non dovrò derogare o uscire dal compito che ha svolto molto bene fino ad oggi Nicola, che ringrazio e che mi starà vicino sia nel passaggio di consegne sia nel conoscere e riconoscere le persone. Insomma, io penso che gli addetti stampa debbano fare bene il mestiere, mettere i giornalisti nelle condizioni di lavorare al meglio. Questo lo pensavo prima, lo penso a maggior ragione oggi. Giulia Guidi di Vicenza Today, lei comincia subito in un momento particolare anche da parte del suo ruolo, visto che è probabile un passaggio di consegne a Stretto di Riposo. Siamo qui, lo testimonieremo, se penso il passaggio ci sarà,
è un passaggio che mi pare nei fatti da qualche tempo. Sono contento di partecipare, di essere presente come testimone, naturalmente non come protagonista, ad un fatto così rilevante per la storia del Vicenza, che va di pari passo con l'aspetto sportivo, però, perché credo che l'aspetto sportivo sia stato il punto nodale da cui parte poi da oggi in avanti il futuro del Vicenza, perché senza quello probabilmente oggi non staremo a parlare di quello di cui stiamo parlando. Quindi ci fornirà notizie di prima mano subito e sin da stasera. Io comincio il primo giorno. Di nonno. Nico Puzza, sei stato un mio direttore a Tutto Sport, anche se è vero, se non ricordo male. Peraltro quando eri a Tutto Sport eri quasi un po' tifoso di Juventino. Ti toccava, per forza. Ti toccava essere tifoso di Juventino e Granata. No, io siamo sempre seguiti in contatto. No, volevo collegarmi a quello che diceva il Presidente prima. Allora, la sera della finale di Coppa Italia, lui, se non ricordo male, poi era inviato ancora del Corriere della sera, e finita partita era l'unico, uno dei pochi, che piangeva per la commozione, se non ricordo male, o perlomeno era visibilmente commosso. Ed è un'altra cosa che diciamo anche al Ministero. Il Vicenza ha questa forza che nella sua storia ha avuto tifosi anche fuori della provincia di Vicenza. Giancarlo, da piccolo, veniva a vedere Vicenza nonostante fosse un padovano. Luca, fermati, ti fermo. Carmignano di Brenta. Carmignano di Brenta è diocesi di Vicenza, e il passaggio Carmignano di Brenta, San Pietro in Giù, Fontanina, non solo non è biancorosso, ma faceva parte della provincia di Vicenza, credo, quindi voglio dire. Per finire il discorso, dicevo che Vicenza ha dei tifosi che vengono da fuori provincia, lui è uno di questi. Guidolin è un altro che, pur essendo Castelfranco, provincia di Treviso, veniva col papà da piccolo ad avere Vicenza. Ecco, voglio dire, sono degli esempi. È vero che questi gravitano lì. Comunque, benvenuto. Grazie. Possiamo cominciare le cose serie adesso. Ultimo giorno di scuola, si può dire così, insomma, venendo al campo il clima era ovviamente rilassato, però come sempre non si è mollato un centimetro, non l'hai sempre da quando è qui, non si molla un centimetro, vi ha tenuto in tensione proprio anche fino all'ultima partita, provando con i titolarissimi sempre, insomma, nonostante tutto. No, ma io credo che in ogni ambito, quando uno prende un impegno, deve cercare di farlo nel miglior modo possibile fino all'ultimo giorno di scuola, perché anche quando andavo a scuola, ahimè, non ero bravissimo, però cercavo di stare attento fino all'ultimo giorno, anche se spesso non ci riuscivo. Detto questo, noi vogliamo finire bene domani. Ai ragazzi ho detto, è una partita particolare, perché comunque, come dire, quell'importanza legata alla classifica che avevamo fino a qualche settimana prima non c'è più, ma c'è un'altra classifica che deve partire da dentro di noi, ognuno dentro di noi deve rispondere a una tifoseria, a una società, a un'immagine che è quella più importante forse anche della classifica stessa. E quindi domani scenderemo in campo con quelli che ritengo in questo momento la squadra migliore che inizia, e poi strada facendo chiaramente ci sarà spazio per altre tre sostituzioni. Mi spiace che non ci sia la possibilità, almeno una deroga, per cambiarne uno in più o due o tre in più, perché vuol dare spazio a tutti coloro che si sono, sottolineo, si sono allenati sempre molto bene e hanno permesso a quelli che giocavano in quel momento lì di allenarsi bene. Quindi per me sono stati
molto molto importanti. Gli atteggiamenti sono sempre stati atteggiamenti di persone serie. Uso persone perché i professionisti lasciano il tempo che trovano. Io, come diceva Giancarlo, che ho conosciuto quando ero Casale, Casale all'epoca erano i dilettanti e tuttora i dilettanti, però ho conosciuto delle persone serie nei dilettanti, pur non essendo professionisti. Quindi ci teniamo tutti, ci tengono i ragazzi, ci tiene la società, ci tiene il pubblico a finire bene questa partita qui, che sarà una sorta di festa, perché chiaramente noi siamo strafelici di aver raggiunto quello che era il nostro obiettivo primario, lo abbiamo fatto anche anticipatamente, e questo ci permette di goderci questa festa, però per godercela totalmente dobbiamo fare bene fino alla fine. Poi il risultato lo sapete come la penso, è figlio di tante cose, però se vinciamo è meglio. Diceva che parte con quelli che ritieni i migliori e poi eventualmente darà spazio. No, i migliori in questo momento, attenzione. Sì, a disposizione. Sì, chiaro. Le chiedo un'unica cosa, vale anche per la porta, avrà soddisfazione? No, ecco, apro una parentesi, no, gioca Pellizzoli dall'inizio, gioca Ivan, perché comunque ho parlato con Francesco Benussi e quindi... vedi, in questo rush finale lui è entrato in punta di piedi, ha un passato più glorioso di tutti gli atleti che ho avuto la fortuna di allenare, e allo stesso tempo è una persona molto molto seria, umile per bene. Si è messo a totale disposizione, ha aiutato Francesco, ha aiutato Alessandro, ha aiutato il preparatore dei portieri, si è inserito molto bene, quindi domani è giusto che inizi lui. Giacomelli ha detto che può giocare a tutti i costi. Ma Giacomelli sta bene, ma il problema quando uno sta bene, che è bravo, gioca, non è quello. Cioè, Giacomelli ha giocato meno dall'inizio, è sempre entrato, a volte ha fatto bene, a volte meno bene, ma ha avuto un problema grosso, adesso non ce l'ha, non ha risolto, però sta sufficientemente bene per iniziare la partita. Gli altri... Beh, vediamo che non c'è Pozzi, no? Nei convocati. No. Pozzi ha avuto un problema, all'ultima partita a Latina e non c'è. Senti, poi ce ne sono alcuni che hanno, tipo Raicevic, De Lia, che hanno avuto problemi, quelli vanno in campo se la sentono, cioè non no, penso no, non che... ce la sentono, giocano quelli che ritengo migliori. No, poi dopo, no, che se uno se la sente gioca, l'altro se la sente, no, no, quelli che ho visto meglio, sì. Sta bene, De Lia sta bene. E Raicevic? Raicevic sta bene. Raicevic sta bene, no. Cioè, siamo sempre un po' corti perché abbiamo tre espulsi, abbiamo tre che sono fuori, e insomma, no, però insomma. Cioè, come abbiamo iniziato finiamo, eravamo quindi i convocati stanno bene, voglio dire. Sì, beh, ci mancherebbe, mai convocato uno che non stesse bene. Cioè, poi, sai, o meglio, i convocati magari stanno al 70%, però certo. Voglio dire, stanno tutti certo. Bene, nel senso che possono giocare, poi si gioca 10 minuti o 95. Ovviamente domani festa, sta al campo, eccetera, però inevitabilmente tutti siamo anche qui a chiedersi cosa accadrà dopo domani. Martedì non dopo domani, no, dopo domani ho per correttezza, avevo letto che ci vedevamo fine settimana, ma l'incontro interlocutorio che abbiamo avuto con il dottor Pastorelli, e abbiamo convenuto che ci vediamo martedì, perché io devo andare, sono stato invitato alla festa di che fa il Crotone per la promozione Serie A, e sono onorato di poter partecipare, quindi siccome devo anche conoscere Antonio Remo, che è un mio figlioccio che purtroppo non ho ancora visto, colgo l'occasione per stare 2 giorni giù da un amico carissimo in Calabria, quindi rientrerò lunedì sera e martedì mi incontrerò con la società. Però c'è stato appunto questo primo incontro interlocutorio. Le cose interlocutorie in genere hanno già, come dire, un orientamento, no? Chiaro, cioè, verso il sì o più no, verso no, il... ma è chiaro, no, ma tanto è inutile. L'orientamento mio è quello di dar continuità a questo percorso. L'orientamento della società è quello di confermare questo staff, quindi ci sono i presupposti, poi da lì in poi si ragiona. Sarà un ragionamento
immagino anche su un discorso tecnico, no? Nel senso, lei resterebbe così a Vicenza anche in caso di necessità, opportunità di fare una squadra prevalentemente giovane da valorizzare, eccetera? Ma guarda, le interessa avere ambizioni? Ecco, questa è la domanda. Le interessa una squadra con ambizioni o le può stare bene anche una squadra che se la giochi ma senza particolari ambizioni? Guarda, questi discorsi qui li abbiamo affrontati in maniera, come dire, non primaria. Non per questo non hanno importanza, anzi, però io credo, parto da un altro concetto, che è questo. Entra una nuova proprietà, il Vicenza si è salvato da una situazione molto molto pericolosa. C'è un passato, ci sarà un futuro che dovrà tener conto di tante cose, ma la cosa che non dovrà sbagliare è quello di presentare una squadra che abbia le credenziali per far bella figura e assolutamente mantenere la categoria. Poi da lì in poi ci sono miriade di discorsi che a tavolino, quando feci la prima intervista alla presentazione mia, che ero seduto qua, dissi: all'inizio campionato ci sono delle squadre che vogliono fare bene, vogliono far bella figura, vogliono salvarsi anticipatamente, poi ce ne sono un blocco di 8-10 squadre che vogliono vincere attraverso direttamente attraverso i playoff o direttamente, quindi lascia un tempo che trovano i discorsi. Io credo invece che la società farà in modo di presentare una squadra che sia giusta, e poi da lì in poi bisogna capire molte sfaccettature che io in questo momento non sono in grado di poter rispondere, però va da sé che il percorso, se sarò io o se sarà un altro che si dovrà percorrere, sarà un percorso di una certa importanza, magari non a breve termine ma non a lunghissimo. Questo è un po' il concetto che ci siamo detti, non in maniera specifica, perché chiaramente il tema era un altro. Ok? Beh, stadio pieno domani sera, sarà bello, dovrebbe essere anche domani le previsioni sono buone, quindi è importante che andiamo a casa tutti contenti, dai.